Un altro collegamento in diretta lo abbiamo con il presidente della Sampierdarenese, Roberto Pitaluga. Ciao Roberto. Ciao Paolo, ciao ciao. Allora, come a tutti gli altri, tre domande. Intanto un tuo pensiero da cittadino, da uomo comune sull'emergenza che stiamo vivendo. Ma guarda, alla fine è una cosa talmente grossa e difficile che dare un parere è sicuramente complicato. La mia sensazione è che probabilmente avessero preso una decina di giorni fa qualche misura un pochino più drastica per la zona dove c'erano le epidemie forti, probabilmente avrebbe ridotto il problema oggi. È chiaro che ora stanno rincorrendo una pallina che scivola, speriamo che riescano a fermarla, se no diventa veramente complicato. Dal punto di vista del calcio dilettantistico, invece, è giusto fermare tutto? Oggi ci saranno delle riunioni importanti a Roma. Secondo te qual è la soluzione migliore per i dilettanti? Ma mi sembra che ora, obiettivamente, con la situazione che va ulteriormente complicandosi, sia difficile una riapertura. Certamente, qualora ci fosse un'idea di far sport, che poi è una cosa salutare, andrebbero date delle indicazioni precise, che poi siano comunque messe in atto, possibile da mettere in atto da parte delle società, perché dire a una società di prima categoria che deve avere un medico presente al campo è chiaramente dire non ti faccio aprire, ma lo decidi tu. E quindi insomma si spera che comunque in tutti i modi qualunque decisione prendano sia chiara in modo da evitare equivoci. Ecco, si è parlato anche di porte chiuse nei dilettanti, ma mi sembra che anche su questo argomento la tua posizione è abbastanza chiara, no? Ma il porte chiuse è sicuramente difficile, io mi ero schierato contro in una situazione che comunque era ancora gestibile. Ora, se fosse l'estrema ratio, uno si mette di buon, insomma, si prova a realizzarlo, è sicuramente difficile perché comunque non abbiamo la struttura, però è chiaro che nell'ambito di una situazione delicatissima in cui comunque si dovrebbe continuare a far giocare, in qualche modo ci metteremmo di buona volontà per cercare di risolverlo il problema, però sicuramente mi sembra che, insomma, considerando anche i problemi del calcio di Serie A, mi sembra che difficilmente si tornerà a giocare a breve. Ecco, a tuo parere il calcio dilettanti va chiuso? In questo momento penso di sì, dai, ora non vedo alternative. Ecco, invece per quanto riguarda la Serie A, ieri il tuo parere lo hai espresso pubblicamente, insomma non eri, diciamo, molto d'accordo con Damiano Tommasi, insomma tu sei tra quelli che dice che la Serie A per vari motivi deve andare avanti. Ma penso di sì perché comunque, insomma, io sto litigando con mia moglie perché comunque lavora in un patronato, sta ovviamente davanti al pubblico e quindi lei è obbligata ad andare a lavorare come tantissime categorie di persone, quindi i calciatori in questo sono obiettivamente più fortunati perché comunque giocherebbero a porte chiuse, in un ambiente super controllato, con controlli medici, arriverebbero come dei chirurghi in sala operatoria all'interno degli stadi, obiettivamente i rischi contagio li vedrei veramente molto limitati. E darebbero comunque, soprattutto se si decidesse di andare verso una trasmissione in chiaro delle partite, si darebbe comunque almeno agli italiani chiusi in casa un'ora e mezza di svago. E questa mi sembrerebbe sicuramente una soluzione intelligente. Vedere comunque il sindacalista che difende la categoria dei calciatori obiettivamente fa un po' sorridere, ecco. Certo, messaggio chiaro. Grazie Roberto, speriamo di parlare presto di nuovo di calcio. Buona giornata. Speriamo, grazie Paolo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.